qui non ci troverà Luan. Presto, rifugiamoci all'interno. Indovinate cosa siamo a bordo? Il mio mezzo preferito ever. Ever in my life. The Humvee. La Hammer da guerra, che è una AM General. Humvee è una sigla High Mobility Multi Sticazzi Vehicle. È un mezzo dell'83, un'auto eccezionale di cui sono innamorato da anni, in quanto è il mezzo più ignorante e stronzo che ci sia. E oggi gentilmente il nostro amico Marco ce l'ha data in prestito. E quindi noi cosa facciamo? Andiamo subito a fare un test drive come si deve. È un sogno che si avvera oggi, sei felice come un bambino. A dream came true. Fede Perlam driving the H1. Bene, ora vi racconto un paio di cosine che potrebbero interessarvi di questo veicolo. Vi faccio vedere il motivo per il quale cazzo è figa quest'auto. Iniziamo partendo da questo pneumatico, che è Runflat con dei rinforzi in plastica dura all'interno, in modo da poter andare avanti nella guida qualsiasi cosa colpisca forature, muro, marmo. Poi questo è il modello dell'83, quindi monta un motore diesel V8 da 154 cavalli, una cacata di motore, però si può andare sui 90 di media in autostrada, quindi per noi è quasi come tutti gli altri veicoli che abbiamo. Quando inquadrano l'interno di un H1, di un Hammer, sta per succedere qualcosa, tipo una granata, un RPG, un missile che arriva. Per un attimo mentre lo guidavo mi aspettavo una granata. La cosa assurda è che è larga 2,20 m, raga. E non l'ho finita. Dentro i posti sono più piccoli di un Defender. Vi faccio vedere. Guardate Ginny from the Lace. Non ha spazio. Cioè, sono tutta stretta. È super piccolo. It's super teeny. Questa è una delle poche versioni omologate in Italia con patente B. Perché oggi come oggi hanno bloccato le importazioni delle Hammer H1, non si potranno mai più importare in Italia se non sono già in Europa, quindi dall'America ve la scordate. Questa è una versione modulare, nel senso che le Hammer H1 da guerra possono essere montate e smontate in qualsiasi versione. Tu puoi togliere le portiere in tela e metterle in Kevlar oppure blindate. Puoi mettere il tetto in tela, puoi mettere il tetto in ferro. Il tetto può avere varie configurazioni dietro. Può essere angolare spiovente, può essere tutto cassonato che viene giù dietro, o può essere chiuso pick up. È un po' come i Defender. I Defender puoi farle così, puoi smontarle e montarle, come ho fatto nel caso del mio Defender 109. Ho smontato tutto il tetto e l'ho fatto completamente cabrio. Questa è la configurazione più bella, perché in estate ti permette di smontare tutto il tetto, tiri via le portiere e sei fully cabrio, fully loaded, full. Io devo tornare a bordo di questo veicolo perché non ce la faccio, vorrei raccontarvela ancora, ma ve la racconterò spero il giorno che ne porterò a casa una insieme a Chin from the Lakes. Vediamo presto. As soon as possible, ASAP. Facciamo due inquadrature come si deve, like it's the war, like the war footage. Wow. Linea al collegamento con Perlam in Verona. Ci troviamo a Verona in una situazione di guerriglia, hanno appena bombardato. Ora col nostro veicolo H1 Humvee andremo a vedere all'interno delle rovine se c'è qualche superstite. Sto arrivando. Sta arrivando lo WAP, se ci trova dall'alto ci vedrà, dobbiamo mimetizzarci. One in the car. Bene, qui non ci troverà lo WAP, presto rifugiamoci all'interno di
brutta. Libero. Minchia, che paura. Per fortuna, in questi casi, dici grazie a Dio, c'è la nostra AMH1. Che nel caso, no, in questo caso non c'è nessuno che guida, quindi non viene a salvarci nessuno, però potrebbe abbattere il muro e salvarci. Guardate, questo è un colpo di RPG. È andato male, perché poi è uscito dalla finestra e ha centrato il camion del latte. Allora, abbiamo trovato un posto perfetto per rifugiarci dallo UAV. Guardate qua, Cindy Flanderex, in una vita assai straniero e ostile. Basta, Fede, di giù. Bene, ci hanno chiamato dalla base. Coleman, Colepsis Nagatello. Dicono dalla base che possiamo tornare a bordo del nostro veicolo. Lo UAV è passato. Nessun payflow in arrivo. Ce la siamo visti brutta. L'Hammer è un veicolo esagerato e si è mimetizzato. Fa anche rima e quindi Dio sia lodato! Torniamo alla base militare, dove siamo in safe zone, in una zona sicura per poter rilasciare le dichiarazioni alla stampa. Io non vedo Ginevra, spero di non schiacciarla, perché in questo momento, Ginny, io non ti vedo. Coleman! Era il signore in bici che voleva sapere se eravamo dei militari. Non è vero, il signore in bici è un anarchico, è un partigiano, vuole abbattere le forze. Esatto, è una spia. Attenzione, vediamo le auto locali che cominciano ad uscire allo scoperto, in quanto la guerra è finita grazie a questa super ambi che ha sventato un colpo ramanistico verso infinito e altro. Bene raga, spero di avervi trasmesso tramite queste immagini cosa si prova ad essere dentro la Verona in guerriglia di questi giorni. Incredibile ragazzi, incredibile come a bordo di un H1 ci si può sentire in a safe area. Bene raga, missione compiuta. Che dire, è un mezzo che ti dà davvero, ti trasmette davvero delle emozioni rare, uniche, esagerate. Poche auto hanno questa capacità. Un po' il Defender, un po' il Tao, ma il Tao ha qualsiasi pregio, ce l'ha anche il Tao. Spero davvero di riuscire a portarne a casa una per potervela spiegare meglio, per potervela raccontare anche durante un utilizzo un po' più civile e un po' più ignorante di quello che avete visto oggi. La prima Hammer su cui sono salito avevo 13 anni e mezzo a Las Vegas, mio padre ne ha noleggiata una, me la ricordo, era nera, con gli interni zebrati bianchi e gialli, uno spettacolo, erano tigrati. Direi che ci vediamo alla prossima auto seria, più di questa dubito ci siano, perché questa è davvero un'auto seria, solida, compatta, che ti dà emozioni, non come quelle cacate che ci sono oggi di SUV, Alex 5, l'ML, belle ma io voglio andare in giro con i sassi che mi entrano nelle gambe, con il rumore di portiera, con la portiera che si apre mentre vai e con un odore di gasolio che può fare concorrenza a una Grimaldi trasporto merci. Detto questo, ci vediamo stronzi alla prossima. Saluta Cini Flondo Lice!